Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade perché siano popolate. Se tratterai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerabile il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare, allora troverai la delizia del Signore. Io ti farò montare sulle alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe, tuo padre, perché la bocca del Signore ha parlato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mostrami, Signore, la tua via. Mostrami, Signore, la tua via. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te confida. Mostrami, Signore, la tua via. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Mostrami, Signore, la tua via. Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Mostrami, Signore, la tua via. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani ed altra gente che erano con loro a tavola. I farisei, i loro scrivi, mormoravano, dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate, bevete insieme ai pubblicani e peccatori? Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Il Vangelo di oggi, tratto dal capitolo quinto di San Luca, ci mostra la chiamata, la vocazione del pubblicano Levi, che mentre sta lavorando, mentre sta svolgendo il suo ufficio, viene incontrato dal Signore, il quale gli dice una parola sola: seguimi. E lui, seppure fosse un pubblicano, seppure fosse uno lontano totalmente da Dio e che svolgeva anche un lavoro assolutamente impuro, assolutamente non bello, nonostante tutto questo, lascia tutto, si alza e lo segue. C'è un modo di fare le cose che
che può essere molto pericoloso anche se sono cose lecite e forse anche religiose, e cioè l'attaccamento, l'essere attaccati a quello che facciamo, l'essere attaccati a quello che svolgiamo, al nostro fare, al nostro modo di essere, al nostro modo di condurre le cose, un attaccamento al nostro lavoro, allo svolgimento dei nostri doveri. Per Levi invece non fu così. Faceva, svolgeva, ma quando vede Gesù si sente subito appartenere a qualcun altro. Non ci sono domande in questo testo, non ci sono richieste di spiegazioni, non ci sono dubbi, non ci sono né ma, né se, né però, non ci sono né quando, né come, né perché, né con chi, né dove. Ogni domanda che Levi aveva nel cuore trova una sola risposta: Gesù. Gesù diventa la risposta a tutte le domande di Levi. Ciò che conta è essere con Gesù. Tutto il resto non ha importanza. Anche noi quindi dobbiamo imparare ad avere questo ardimento interiore, questa prontezza interiore a lasciare tutto, ad alzarci e a seguirlo. Ma non è sufficiente seguire, non è sufficiente lasciare tutto, non è sufficiente alzarsi e correre dietro Gesù. Perché quando si vive così, la prova che si sta seguendo il cammino giusto è data dalla gioia, dalla voglia di condivisione. Chi segue Gesù non può seguirlo da solo, non può tenere questa gioia interiore solo per sé. Ha bisogno di far festa, ha bisogno di fare qualcosa di importante, di grande, di condivisibile. Perché, vedete, si può non condividere la medesima fede. Gli amici, la folla numerosa di pubblicani, di altra gente che si mette a tavola in questo grande banchetto con Gesù e i suoi discepoli, non condivideva quasi sicuramente tutta l'esperienza di sequela che ha fatto Levi, ma condivideva la gioia. Condividevano la gioia del loro amico Levi. Forse non sapevano neanche perché lui fosse così contento, lui fosse così cambiato, lui fosse così diverso. Forse non sapevano neanche perché erano lì a fare la cena. Non sapevano perché erano lì in questo grande banchetto. Loro non lo sapevano, probabilmente. Era stato un grande invito. Levi aveva invitato tutti, questa folla numerosa. Però sicuramente vedevano lui che aveva una nuova famiglia, aveva nuovi amici, una nuova casa, Gesù e i suoi discepoli. E loro, anche se non li conoscevano, anche se non condividevano la stessa fede, di fatto si ritrovano alla stessa tavola. Potremmo dire che se noi fossimo veramente gioiosi di seguire Gesù, se veramente il nostro cuore fosse abitato da qualcosa di diverso, di nuovo, probabilmente condivideremmo di più, saremmo capaci e vogliosi di condividere di più, di coinvolgere di più
anche altre persone in questo grande banchetto, nella sua casa. E immediatamente i farisei, gli scribi, cosa fanno? I farisei, gli scribi non condividono la gioia di Levi. I farisei, gli scribi non conoscono l'amicizia, non conoscono la voglia di stare insieme, non conoscono la gioia, non conoscono la bellezza. Loro sono solamente mestieranti, sono solamente gente attaccata ai doveri, alle norme, alle regole, ma nel modo più ipocrita possibile, norme, regole, doveri per coprire l'inquietudine della loro coscienza, per coprire i loro crimini, per coprire la loro ipocrisia, per coprire la loro falsità. Norme, regole e osservanze in questo caso servono solo a sedare la voce della coscienza, a non farci vedere quello che siamo realmente, a illuderci. E quindi immediatamente cosa fanno? Immediatamente guardano l'esterno. Questo è il loro peccato. Loro sono osservatori esterni della buccia, di ciò che proprio appare nel modo più evanescente possibile. E cosa vedono esternamente? Ma vedono quello che vediamo tutti. Vedono pubblicani, vedono peccatori. Tra l'altro notate che Luca non dice peccatori, Luca dice c'era una folla numerosa di pubblicani di altra gente, non dice peccatori, non si mette a sparare giudizi che non gli competono, non si sente di fare sintesi sulla coscienza altrui, dice altra gente. E invece loro lo fanno, pubblicani e peccatori, lo dicono lì dentro. Quel banchetto era un banchetto di gentaglia, era un banchetto di brutte persone. E loro si chiedono perché. Perché mangiate? Gesù non va a pregare, Gesù non va a fare un'omelia, Gesù non va ad annunciare chissà quale verità. Potremmo dire che Gesù è lì, ma non dice niente, semplicemente condivide questo banchetto, mangia con loro. È bello immaginarci questo Gesù che mangia insieme a queste persone, che è lì a condividere questo momento, questi gesti, da Gesù. E sicuramente non sia stato in un angolo a mangiare da solo, sia stato in mezzo loro, quindi avrà parlato con loro. E poi la risposta di Gesù. Loro che pongono una domanda. Se notate, gli scribi e i farisei pongono sempre domande e non danno mai risposte. Interessante questa cosa. Gli scribi e i farisei sono gli uomini della domanda e delle domande. Loro hanno sempre domande da fare, ma non sono mai capaci di arrivare a una risposta, né a una risposta loro, dalla loro la risposta, né ascoltare le risposte che dà Gesù. Perché chi sa fare solo domande non sa ascoltare nessuna risposta e non sa trovare risposte. E Gesù, ma perché non sa trovare risposte e non sa ascoltare risposte? Perché loro sono la risposta, la loro idea, quello che hanno nella loro testa è la risposta. Sono domande retoriche, perché loro nella loro superbia sanno già tutto. E Gesù rispose, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano.
Quindi capiamo perché Gesù è a questo banchetto. Gesù è a questo banchetto come medico. Gesù è a questo banchetto come colui che chiama. Questa potremmo dire è, mi verrebbe da dire, la vocazione di Gesù. Certo è un'espressione non proprio forse corretta, ma forse ci sta. La vocazione di Gesù ce la dice lui, è quella di essere medico, è quella di colui che chiama, che continua a chiamare, che continua a invitare, che vuole curare. Gesù si presenta come colui che cura, lui è la cura, lui è il dottore. E noi siamo malati. Quindi non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Voi che vi credete sani, scrive i farisei, voi che vi credete sani, non avete bisogno del medico, non avete bisogno di me. Voi che vi credete giusti, non avete bisogno di essere chiamati da me. Non avete bisogno di me. Non c'entro niente con voi. Ma loro, Levi e tutti i suoi amici, loro invece hanno bisogno del medico, perché sono malati e sanno di essere malati. Lo avvertono, avvertono questa malattia. Sentono dentro che c'è qualcosa che non va. Sentono, capiscono di essere peccatori. E io ci sto insieme. Viene in mente Teresina quando diceva: io voglio sedere alla mensa dei peccatori e mangiare il pane dell'incredulità. Ecco, allora anche noi in questo sabato chiediamo al Signore la grazia di sentire la necessità interiore di sedere sempre a mensa con i peccatori e di chiedere al Signore ogni tanto, magari non sempre, che sarebbe troppo difficile, ma ogni tanto chiedere al Signore la grazia di saperci nutrire anche noi del pane dell'incredulità, cioè del pane di coloro che non hanno fede, di coloro che non riescono a credere, che non riescono ad essere costanti, che non riescono ad essere fedeli, che non riescono a fidarsi. Ecco, provare anche noi a masticare un boccone di questo pane durissimo che ci fa capire la grazia che abbiamo invece di, come Levi, di voler seguire il Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.